La Voce 24 News. Camerota, Salerno. La strada Mingardina, chiusa dal 13 ottobre scorso a causa di una frana, sarà presto riaperta. Campania. La Campania introduce un nuovo modello organizzativo per la cura del tumore del polmone. Eboli, Salerno. Nasce ad Eboli la Federazione delle Associazioni del Sud. Cilento, Salerno. Non poteva mancare Agropoli, il paese del castello e perla del Cilento, nella costruzione identitaria della piramide culturale del Cilento. Padula, Salerno. Il giornalista Pietro Cusati scrive una lettera aperta al sindaco di Padula e all'amministrazione tutta. San Lucido, Cosenza. L'1 novembre partiranno i lavori del primo poliambulatorio sociale. Campania News. Camerota, Salerno. La strada Mingardina, chiusa dal 13 ottobre scorso a causa di una frana nel tratto tra il bivio di San Severino di Centola e quello della provinciale 66 Ciglioto, sarà presto riaperta. A renderlo noto è il consigliere delegato provinciale alla viabilità, Vincenzo Speranza, che ha rassicurato i cittadini sui progressi fatti e sui tempi previsti per il ripristino della viabilità. Non si tratterà di mesi, ha sottolineato Speranza, chiarendo come l'obiettivo sia garantire un ripristino solido e durevole, senza la necessità di ulteriori interventi a breve termine. Riapertura a giorni, poi intervento definitivo con gallerie artificiali. È fondamentale, ha continuato Speranza, assicurare che l'eliminazione del pericolo sia quanto più possibile definitiva. Previsto un incontro tra la provincia, i comuni di Centola, Celle di Bulgheria e Camerota per discutere una soluzione progettuale definitiva. Campania. La Campania introduce un nuovo modello organizzativo per la cura del tumore del polmone, consentendo ai pazienti di ricevere i farmaci direttamente a casa, si conferma una regione all'avanguardia nell'ambito delle cure oncologiche. Il tumore del polmone rappresenta una delle principali cause di morte per cancro a livello mondiale. In Italia, ogni anno vengono diagnosticati circa 44.000 nuovi casi, di cui circa 4.000 in Campania. Questa innovazione rappresenta un passo avanti significativo nella lotta contro il tumore del polmone, ha affermato Alessandro Morabito, direttore dell'unità operativa complessa di oncologia clinica sperimentale toraco-polmonare dell'Istituto Tumori Fondazione Pascale. Permettere ai pazienti di assumere le terapie a domicilio significa migliorare la loro qualità di vita e ridurre il carico assistenziale. L'esperienza della Campania rappresenta un modello virtuoso che potrebbe essere replicato in altre regioni italiane. La nostra regione sta dimostrando di essere all'avanguardia nell'ambito delle cure oncologiche, ha dichiarato Gennaro Sosto, direttore generale dell'ASL Salerno. Questo risultato è frutto di un impegno costante e di una forte collaborazione tra istituzioni, professionisti della salute e associazioni di pazienti. Eboli, Salerno. Nasce ad Eboli la Federazione delle Associazioni del Sud. Un successo di partecipazione. Presente l'ex ministro delle aree urbane Carmelo Conte e il parlamentare Alessandro Caramiello. Dopo i saluti del sindaco di Eboli e l'introduzione del presidente della Svimar Giacomo Rosa. Hanno relazionato Gaetano Fierro, già sindaco di Potenza e presidente della Grande Lucania, Paolo Emilio Stasi, vicepresidente La Scaletta di Potenza, Antonio De Pandis, presidente dell'Associazione Alto Casertano, sono intervenuti i rappresentanti delle associazioni delle varie regioni. Oltre 50 associazioni che hanno partecipato. Alla fine è stato approvato un documento all'unanimità che sancisce la nascita della Federazione delle Associazioni e stabilisce le tappe e le iniziative da tenere nel meridione d'Italia. Da segnalare l'adesione dell'UNPLI. Cilento, Salerno. Non poteva mancare Agropoli, il paese del castello e perla del Cilento, nella costruzione identitaria della piramide culturale del Cilento ideata dal poeta, scrittore e docente universitario Menotti Lerro. L'inaugurazione della piramide, un dipinto su mattonelle in ceramica, opera artistica realizzata da Antonio Guida, si è tenuta lo scorso settembre in via Pio X. La piramide culturale del Cilento è un disegno geometrico creato nel 2020 che rappresenta l'epicentro dell'empatismo, è formata dai paesi culturali disposti senza nessun ordine gerarchico all'interno della figura, sottostanti al vertice massimo che è il Monte Stella.
I paesi del Cilento, selezionati accuratamente da Lerro per le loro qualità artistiche, si stanno unendo attraverso il sentimento empatico che caratterizza il movimento. Il sindaco, Roberto Mutalipassi, ha dichiarato: l'amministrazione comunale ha voluto aderire all'iniziativa culturale apponendo anche sulle mura di Agropoli la simbolica piramide, rappresentazione artistica di erudizione e di unione tra i territori. Padula, Salerno. Il giornalista Pietro Cusati scrive una lettera aperta al sindaco di Padula e all'amministrazione tutta. Nella lettera Cusati ravvisa la necessità che il comune della Certosa di San Lorenzo deve ricordare con gratitudine e riconoscenza Tommaso Sanseverino, con un importante evento culturale e dedicargli un monumento o altro, per i grandi lavori della costruzione della monumentale Certosa, che donò all'ordine religioso dei Certosini il complesso monastico. Si ricorda che Tommaso Sanseverino morì nel 1324 e le sue spoglie giacciono nel mausoleo a lui dedicato nella cappella della Certosa di San Lorenzo a Padula. Calabria News. San Lucido, Cosenza. L'1 novembre partiranno i lavori del primo poliambulatorio sociale. Il presidente della Fondazione Rime per un Sogno, Pasquale Nigro, è lieto, lo ha annunciato con una nota stampa: manca poco meno di 2 mesi e poi, finalmente, il poliambulatorio passerà ad essere da una meravigliosa idea a una splendida realtà. Si tratta di un sogno, partito dalla Fondazione Rime per un Sogno, in collaborazione con Confidia Sud e Lions Club Paola che, in un modo o nell'altro, attraverso concerti, campagne, raccolte fondi, stanno contribuendo alla realizzazione del progetto. La struttura, già fisicamente presente nel comune di San Lucido, sul Tirreno cosentino, sarà composta dai reparti di odontoiatria, oculistica infantile e un checkpoint salute e prevenzione dei tumori. Su www.lavocedelmeridione.com la nota stampa di Fondazione Rime per un Sogno. La voce del Meridione, una voce libera, informazione libera, che dà voce al territorio e alla gente. Seguici e iscriviti al nostro canale YouTube, resta sempre informato.